contenta di aver fatto sta mattata, sono contenta di essere andata in tour a un mese dall'uscita del disco, così proprio via. Ora va la spacca, sono contenta di aver rischiato tutto per tutto. E io credo che l'affluenza del pubblico, le date sold out, siano un sintomo che le persone avevano veramente voglia di ascoltarmi, di vedermi. Poi che sia un piccolo club, che sia un palazzetto, a me non è mai importato. Mi importava solo essere me stessa sul palco. Io credo che in questo show per la prima volta, forse non per la prima volta, però magari ho raggiunto sicuramente una maturità e una consapevolezza, e non mi vergogno di come sono, non mi vergogno del mio corpo, non mi voglio neanche più coprire, mi voglio solo scoprire sotto tutti i punti di vista e darmi alla gente in pasto. A un certo punto pensavo succedesse tipo la scena, non so se avete mai visto Profumo, di lui che poi viene divorato dalla gente. Io volevo finire il mio tour, cioè la mia data, proprio Fagocitata. fagocitato dal pubblico. La prima frase è proprio così, in maniera molto dritta, come la dico. Io non sono la migliore, io sono Emma. Ed è un modo per raccontare alle persone che nella vita non importa arrivare sempre primi, ma nella vita è importante avere una personalità. E questo ti salva dai momenti di down e ti fa essere contenta nei momenti dove le cose vanno bene. L'importante è mantenere la professionalità, cioè la personalità, il proprio carattere, il proprio carisma. Quindi è un messaggio che lancio in realtà agli altri, ai ragazzi: non dovete essere per forza sempre migliori, numero uno in tutto, dovete semplicemente essere voi stessi. Ci tenevo molto in un momento dove ci sono delle faide incredibili di lotte, di fandom su chi è più brava, chi è meno brava. E a me queste cose dispiacciono molto, perché invece poi tra noi colleghi, soprattutto tra noi colleghi, c'è una grandissima stima e un grandissimo sostegno reciproco. C'è stato il fuoco, è perché ovviamente mi dissocio da un paese che non si è espresso in maniera molto favorevole nei confronti di questo tema. Sicuramente, l'ho già detto, non è molto facile affrontare un momento di gioia, di incredibile entusiasmo, perché tra la mia foto sul palco e la foto di un altro artista sul palco, in mezzo ci sono le immagini dei corpi devastati dalla guerra. Non è proprio semplicissimo, e io personalmente non riesco proprio a rimanere indifferente davanti a certe immagini, anche se ormai forse è diventato talmente tanto, appunto, cioè, dire, all'ordine del giorno, che forse le persone si sono anche abituate alle foto del dolore, e questo non deve succedere. Dobbiamo comunque farci due domande e metterci tutti una mano sulla coscienza, se ne abbiamo una. Suonare nei club era il mio desiderio, che avevo da tanti anni, ed è giusto che io l'abbia fatto adesso, perché io adesso ho la formazione artistica, fisica, anche mentale, per affrontare il club, perché il club è un faccia a faccia veramente con il pubblico. Non ci sono fuochi d'artificio, non ci sono, come dire, artifici che possono andare a sostenerti o ad aiutarti, no? Come giusto che sia, ovviamente su altri palchi sono fondamentali, perché reggere così tante persone non è semplice. Quindi il club è veramente un face to face. E poi sono contenta anche delle scelte che ho fatto stilistiche, perché ho lasciato delle hit fuori, e nel club volevo dare vita a brani che secondo me meritavano molto più successo e molta più fortuna, come appunto Fortuna, come Alibi, insomma, che sono brani che magari non sono singoli, ma che ho voluto rivendicare nel club, perché secondo me ci sono brani che sono necessari negli album. Va bene fare i singoli che devono essere hit, che devono streamare, che devono andare in radio, però gli album sono fatti anche di arte, di comunicazione, di pensieri che uno vuole tirare fuori. Per me Alibi, Fortuna sono stati brani fondamentali di un disco che non è andato benissimo, ma se io non avessi fatto Fortuna non sarei arrivato a fare Souvenir oggi. E questo mi ha spinto anche a fare un disco con così poche canzoni, perché a me non piacciono i pezzi riempitivi, non mi piace pensare di. Per me ogni brano è appunto una storia, è una cosa di valore, e quindi siccome forse siamo abituati ad avere tanto, 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 io ho voluto un po' attaccarmi alla politica di less is more. Poco, ma di qualità, è fatto bene. Insomma, io arrivo da una gavetta importante e volevo ritornare qua, perché A, non mi scordo da dove arrivo, e B, perché credo che la nuova frontiera sia questo rapporto unico e diretto con il pubblico. È l'unica cosa che renderà un artista saldo e salvo nella storia. E io voglio rimanere nella storia della musica, sinceramente, perché penso di meritarmelo.